Allora, i miei punti principali sono inizialmente uno sul bilancio, perché il bilancio è la base di tutta la costruzione amministrativa. Noi in questi anni, peraltro, abbiamo operato un profondo risanamento del debito che ci è stato lasciato, dimezzandolo praticamente. Da 18 milioni siamo passati a circa la metà. Senza risorse non si può fare nulla e quindi è logico che la base di tutto sia la prosecuzione del risanamento del bilancio con il nostro obiettivo del pareggio di bilancio. C'è poi anche, se volete, una ragione etica in questa azione, che è quella di non lasciare debito alle future generazioni, perché noi purtroppo abbiamo dovuto vivere i primi anni con una grandissima ristrettezza economica proprio per la cattiva eredità che ci era stata lasciata. Secondo punto del bilancio è di natura edilizia sui lavori pubblici. Abbiamo in mente una profonda ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi comunali, con particolare attenzione alle scuole. Abbiamo previsto un investimento complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 provengono da finanziamenti, da bandi finanziati, e con cui rifaremo completamente la scuola primaria della Masseria, con un investimento cospicuo che interesserà la gran parte di questo capitale. Poi rifaremo opere di ristrutturazione a livello di tutti gli edifici scolastici, perché crediamo che la qualità della scuola sia anche nella qualità e nella sicurezza degli edifici scolastici. Terzo punto, se volete, il più difficile, è quello di natura sociale. Ma è anche forse quello a cui tengo di più, perché mi piacerebbe ricostruire accostato un tessuto sociale che forse non c'è neanche mai stato completamente, un'identità che le amministrazioni passate, mi riferisco a quella di prima dell'amministrazione Corradino, non hanno neanche mai ricercato. Questa secondo me è la grande sfida e la grande richiesta che faccio anche ai cittadini cossatese, perché con la loro collaborazione possiamo fare quello che viene fatto in tanti paesi, ma che purtroppo noi non abbiamo, proprio anche per una questione culturale a Cossato. Ma in realtà Cossato ha già una funzione centrale all'interno del Bielese orientale. Molti cittadini dei paesi vicini usufruiscono di servizi che di fatto sono a Cossato. Io stesso ho fatto progetti in ambito sociale che poi sono stati estesi anche ai cittadini dei paesi vicini. Quindi questo ruolo certamente dal punto di vista anche sociale c'è già. Sarebbe interessante in quest'epoca di risorse limitate creare anche collaborazioni per quanto riguarda la gestione amministrativa. Questo penso sia possibile perché oggi, grazie a internet, grazie ai computer, possiamo condividere anche delle informazioni. Questo sarebbe forse più utile ai cittadini dei paesi vicini, perché spesso loro hanno dei servizi limitati. Magari hanno gli uffici aperti 2 volte alla settimana, una volta alla settimana, centralizzando alcuni servizi anche proprio di sportello, grazie appunto alle tecnologie, penso che questi cittadini potrebbero avere dei servizi aggiuntivi. E sarebbe una riflessione che dovrebbero fare, perché poi spesso sono i piccoli paesi che sono restii a collaborare con quelli più grandi, perché sinceramente credo poco nelle unioni tra piccoli comuni. Penso che invece l'unione faccia la forza, ma coagulandosi intorno a un centro che comunque abbia delle strutture e anche delle risorse che poi possa condividere con gli altri comuni. È una sfida, che accetto volentieri e ho già delle idee anche su come portare avanti questo progetto. Questa è veramente una grande sfida ed è la sfida che quelli della mia generazione si devono porre e proporre per dare a voi giovani un futuro migliore. Il mondo del lavoro è cambiato, Biella è cambiata e noi abbiamo all'interno del comune l'Informa Giovani, che è un punto di riferimento anche questo per il biellese, ma l'Informa Giovani dà delle opportunità di lavoro, cioè
propone del lavoro. La sfida futura invece secondo me è quello che i giovani generino lavoro, perché appunto ci sono le risorse del biellese e le capacità anche da parte dei giovani perché questo accada. Dobbiamo solo metterli nelle condizioni di poter fare questa cosa. Noi tra l'altro stiamo seguendo un progetto molto interessante, un laboratorio sull'imprenditoria giovanile che verrà presentato nei prossimi giorni a Cossato, che studia proprio come mettere i giovani nelle condizioni di produrre loro stessi lavoro. Come produrre? Beh, abbiamo un grande patrimonio imprenditoriale a Biella, abbiamo persone che veramente da nulla hanno creato aziende importantissime e conosciute in tutto il mondo. Io penso che collegare le vecchie generazioni con le nuove generazioni, creare quindi anche qui una cultura dell'imprenditoria, sia sicuramente il passo che potrebbe permettere di costituire un tessuto imprenditoriale a Biella rivolto alle nuove generazioni. Purtroppo Città Dormitorio è un attributo molto spesso dato a Cossato, che ha un'origine poi in quella che è la storia di Cossato. Cossato fino agli anni 50 aveva circa metà della popolazione attuale, poi l'industrializzazione, essendo Cossato il piede della valle, ha fatto sì che si concentrassero lì quelli che poi andavano a lavorare nelle fabbriche della vallata. E quindi nasce Cossato, francamente, come città in cui l'operaio torna a riposarsi dopo le fatiche del lavoro. Diciamo che però negli anni passati nulla è stato fatto per invertire questa tendenza. Noi invece, io in particolare, con la giunta Corradino 10 anni fa, abbiamo voluto creare un punto all'interno di Cossato, tra l'altro riqualificando un'area che era piuttosto abbandonata, era un luogo periferico. Abbiamo creato un'area di incontro e abbiamo cominciato questo processo appunto di ricostruzione di un tessuto sociale, perché in quest'area si sono potuti svolgere degli eventi, feste, manifestazioni sportive, che prima non avevano in realtà un posto in cui materialmente essere fatte. Noi la sfida, come dicevo prima, è proprio quello: stimolare i cossatesi, adesso che abbiamo messo a disposizione le strutture, a partecipare alla vita sociale. In realtà l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo anche con molti eventi culturali, e quindi sicuramente io penso che gli ultimi 5 anni sono stati una fase di rodaggio in questo senso. E con la collaborazione, con l'aiuto che noi daremo sicuramente anche alle associazioni di volontariato, renderemo Cossato più viva e più vivibile per i cossatesi. Diciamo la grande viabilità e le infrastrutture che collegano l'area con le zone più lontane, Milano, Torino, non sono stretta competenza del comune. Logicamente è un problema che interessa a noi perché si ripercuote sull'occupazione, sulla possibilità che hanno i giovani e i non giovani di andare a lavorare a Torino, Milano, ma anche i torinesi e i milanesi di venire a abitare comunque in un'area come il biellese, assolutamente gradevole dal punto di vista anche della qualità della vita. Purtroppo di questo si dovrebbe occupare la provincia e la regione, che soprattutto quest'ultima negli ultimi tempi non mi sembra sia particolarmente sensibile alle esigenze anche dei pendolari. Cossato ha la fortuna di essere su due grosse direttrici, cioè quella che da Biella porta potenzialmente lungo la superstrada verso il costruendo casello di Ghemme sulla Pedemontana e sulla Biella Novara.
C'è da dire che due assi importanti, però la Biella Novara, adesso oggetto di una parziale ristrutturazione, è rimasta dal punto di vista funzionale quella che era negli anni 30, anche se si vanno a vedere i tempi di percorrenza sono più o meno sovrapponibili, se non peggio a quelli. Quindi le strutture ci sarebbero, andrebbero completate, andrebbero potenziate. Noi, per quanto riguarda il Comune di Cossato, abbiamo appoggiato la progettazione dell'elettrificazione delle linee ferroviarie ed elettriche, ma logicamente non abbiamo la forza economica né politica per farlo. Cossato ne avrebbe un grandissimo beneficio e io francamente spero che venga completato il peduncolo che ci proietterà finalmente verso Milano, che è il punto su cui noi dobbiamo investire, perché con Milano si apre il mondo e spero anche che finalmente il biellese sia dotato di un collegamento ferroviario degno di questo nome e non, diciamo, littorio, perché i primi treni che percorrevano, chi come me ha qualche anno, sente ancora chiamare i nonni, le persone, littorine. Quindi siamo fermi, ahimè, ancora in quell'epoca lì. Io spero che la nuova giunta regionale si ricordi, cosa che non ha fatto sicuramente quella passata, del biellese, anche e soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture.